l'avvio dei procedimenti, l'abbiamo informato i proprietari e molti di questi sono già dei documenti e sono disponibili ovviamente a cessione intercomunale. Ecco, questa mappa che dà l'immagine dell'intero territorio contiene alcune informazioni. In particolare, in colore verde, sono indicati i percorsi ciclabili oggi esistenti, oggi realizzati. Vediamo qualcosa nell'ambito urbano, poi in particolare lungo la statale 14, che è stata recentemente ultimata, un breve tratto che è ancora in corso di prolungamento, in corso di realizzazione. Poi ci sono dei tratti invece che sono indicati in rosso e che indicano i naturali completamenti dei percorsi per i quali da un lato ci sono i finanziamenti, dall'altro siamo alla ricerca di finanziamenti stessi. Mentre in colore viola, ad esempio nella parte urbana abbiamo lungo la Marenzana e da Rotonda Polo verso il Piave Vecchia, così come il prolungamento poi in futuro dal villaggio Bosco fino alla stazione SPMR, sono interventi programmati e che dovranno ricercare le necessarie risorse. Ecco, noi, questo è giusto per dare un'indicazione di natura generale, in particolare ci stiamo interessando con questi due punti lungo le aste fluviali, la Piave Vecchia, che è questa, e poi i Sassi, che è appunto, no, scusate, forse questa è stata simile a quello dei Sassi. Il punto successivo è quello della Piave Vecchia, chiedo scusa. E sono comunque interamente collegati, anche fisicamente. Allora, partiamo dai Sassi, visto che stiamo discutendo dei Sassi. Il progetto preliminare, e vediamo adesso alcune indicazioni, prevede la realizzazione della pista ciclabile lungo il percorso dell'Argine San Marco. Ecco, i punti nodali sono qui, punto di attacco, Ponte di Barche, centro urbano di Caposile, poi in fondo abbiamo a metà circa il punto di collegamento, perché è il punto più stretto di vicinanza fra l'Argine e San Marco, questa è la laguna di Venezia Nord, questo è l'Argine San Marco, fatto dai veneziani ancora nel metà del 1500, e il fiume Sile. L'altra immagine invece ci dà la parte più bassa. Ecco, quello è il punto di dicevo prima, e poi si prosegue lungo il corso del Sile per arrivare al confine col comune di Jesolo, in località Torre Caligo. Qui ci sono anche alcune immagini, ad esempio, che riguardano la situazione degli argini, molti dei quali sono già oggi percorribili, brevi tratti, ad esempio questo tratto qui, addirittura anche con automezzi perché dà accesso a delle abitazioni. Altri percorsi invece sono sterrati, quindi si può percorrere a piedi o in bicicletta. Mentre la situazione, diciamo, dell'Argine San Marco è questa, anche qui abbiamo una situazione percorribile, diciamo, a piedi, una situazione sterrata. In qualche punto c'è qualche piantina di vite, ma insomma niente di particolare. Questa è l'attuale situazione. Quindi il vincolo oggi che riguarderebbe questi due tratti è che si propone di apporre è quello indicato in colore, diciamo, arancione, giallo, ocra. Nella prima parte, aspetti che faccio un dettaglio, nel punto di attacco, dove c'è il ponte di Barche, la soluzione che abbiamo anche visto con la proprietà è quella, la proprietà in questo caso è Blue Valley, insomma, per capirci, l'azienda di Zacchello che poi qui ha una pescheria molto importante. Si parte dalla strada asfaltata dopo il ponte di Barche, si costeggia una capezzania esistente, qui c'è un agriturismo, l'erba matta, e si sale sull'Argine San Marco. Percorriamo tutta la sommità dell'Argine San Marco. La pista verrà realizzata semplicemente con la sistemazione e livellamento del fondo e con un riporto di ghiaia di Saronne, avrà una larghezza media di 2,50 m, in qualche punto di sosta,
vedete, si continua a percorrere l'argine San Marco fino ad arrivare all'altezza della scuola, ex scuola Sansi. In questo punto noi abbiamo anche qui concordato, a seguito degli incontri fino ad ora fatti con la proprietà, un punto di attraversamento che ci consente di attraversare la strada e salire, diciamo, sull'argine del Sile. Adesso vediamo il secondo tratto di percorso, che è questo qua. Ecco qua, ingrandisco un po' giusto per... Ecco, appunto qui si traversa e si sale sull'argine del Sile. Si percorre l'argine, così come avete visto, una situazione già di fatto adattata a, a questo tipo di percorrenza. Si passa da un luogo di ansa dove c'è già ormai il turismo, c'è in realtà lungo questi percorsi, ecco quello che mi preme dire è che lungo questi percorsi ci sono delle realtà che potranno usufruire di una maggior valorizzazione, in quanto o sono produttori di verdure, di frutta oppure di vino, insomma, quindi siamo abbinato a quello che potrà essere un tipo di turismo lento, cosiddetto slow, perché appunto fatto o a piedi o in bicicletta, si potranno trovare queste realtà aziendali che producono in loco, con la riscoperta anche di quelli che sono i prodotti tipici e locali. Ecco, a questo punto poi si arriva al confine con il comune di Jesolo. Qui c'è il Torre Cadigo con questo simboletto, la vecchia torre venetica, praticamente quasi dilocata, sono rimaste alcune elementi di mura, insomma. Ecco, questo è il nostro intervento di Musile, ricordo il sindaco prima, si inserisce in contesto di un progetto più generale che interessa molti comuni del Veneto orientale, fino appunto a Portogruaro, eccetera. E questo intervento è l'intervento principe all'interno di questo progetto complessivo, perché rispetto a una spesa di 4 milioni rotti ne spendiamo quasi 1,2 milioni qua. È stata riconosciuta l'importanza, l'interesse di questo percorso e quindi è un elemento che effettivamente darà secondo me una grande spinta al comune di Musile per orientare la propria attività alla valorizzazione rispettosa di questi luoghi, ma anche quella di valorizzazione delle proprie, dei propri abiti, delle proprie realtà produttive. Se volete, così termino anche l'illustrazione, torno un secondo indietro e apro la pagina che riguarda l'argomento successivo, giusto per dare già qualche elemento di informazione. E, diciamo che l'area interessata è la Torre Vecchia. Il percorso è questo qua, indicato, scusate, ho saltato tutto, è questo qua indicato in rosso, mentre il tratto azzurro è già esistente, come vedete parte da Intesta Dura, costeggia l'area aziendale di Tonus e arriva fino a questo punto. Il progetto approvato dal BIM, che ha un valore di 290.000 euro, prevede di estendere la pista ciclabile da questo punto, seguendo sempre le alzaie della Piave Vecchia, fino praticamente al ponte della variante statale 14. Da questo punto qua in poi c'è la strada di fatto già esistente, con fondo in ghiaia, che consente il collegamento con l'abitato. Aggiungo, qua non è indicato, ma insomma, che nell'ambito sempre di questi finanziamenti di natura europea, il comune di Musile è interessato da un piccolo finanziamento per realizzare un percorso ciclabile che collega sotto il ponte attualmente esistente, quello veicolare, utilizzando la collina della Piave Vecchia, questa strada oggi esistente con il percorso che è di qua. Quindi evita l'attraversamento in strada, molto pericoloso, e consente un percorso in assoluta sicurezza in modo da arrivare fino al ponte di Bacca e poi proseguire verso i Sansi. Ecco, anche questo progetto prevede una sistemazione similmente a quella che scrivevo prima,
di un fondo in rocce di Saronne, una larghezza di 2,50 m, verrà sistemato anche qualche piccolo ponticello, oggi in muratura, diciamo, che è esistente, e quindi consentirà un percorso completamente in sicurezza. Qui il BIM ci ha trasmesso il progetto, ha già avuto contatti con praticamente quasi tutti i proprietari, ha già concluso anche gli accordi scritti, tuttavia noi comunque imponiamo il vincolo per ragioni di conferma eventualmente qualora vi fossero delle problematiche successive. La procedura è quella che ha scritto il sindaco, quindi si utilizza la legge regionale che consente di approvare in variante questi percorsi in quanto opera pubblica, in variante lo strumento urbanistico. Vi è la completa compatibilità, la perfetta compatibilità con quelle che sono le indicazioni contenute nello stesso PAT, che tende a valorizzare soprattutto queste aste della Piave Vecchia e anche del Sile. Quindi vi è uniformità, diciamo, di intenti da parte dei diversi strumenti urbanistici. Rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie dottor Bergamo, è stato molto gentile ed esauriente. Ci sono commenti, osservazioni? No, una verifica più che altro tecnica sulle lunghezze dei due percorsi. Sì, cioè quella della zona, diciamo, di Salsi, la dopo dovrebbe essere circa 10-11 km, non so se ha questi dati, e se l'altra lunghezza, quella del consorzio BIM, quanto lungo è il tratto di progetto? Due aspetti tecnici, se ce li hanno. Non ho i dati completi, dovrei recuperarli, sono facilmente recuperabili nella cartella, però sono mi pare attorno ai 2 km, 2 o circa, un po' meno di 3 per la Piave Vecchia, mentre sono vicino verso i 10 a quella di Salsi. Grazie. Il sindaco. Sì, solo una battuta rispetto a alcuni concetti che ha già espresso bene il dottor Bergamo, soprattutto sulla parte finale, ossia la linearità e la compatibilità delle linee guida del PAT rispetto a un intervento che è ovvio che non parte da oggi, ma è un percorso già intrapreso dalla precedente amministrazione e ancora prima evidentemente da chi ci ha preceduto nella valorizzazione di queste importanti risorse che abbiamo nel territorio. Quindi noi stiamo discutendo di un ordine del giorno, ma abbiamo aperto un po' la discussione generale su tutti e due i punti, e quindi sia che si tratti dei Salsi che della Piave Vecchia, abbiamo investito molto, e nella parte relativa alla Piave Vecchia dobbiamo anche ringraziare il BIM, perché da diversi anni l'ex presidente Urban, anche l'ingegner Bognolo stesso, che ha seguito tutta la fase espropriativa e dei rilievi, ha compiuto un lavoro egregio, trovando non sempre anche soluzioni appunto semplici da far digerire anche alle proprietà, ma proprio con una progettazione accurata e attenta siamo riusciti appunto a portare a casa un risultato importante, sia per il tratto appunto dei Salsi che per quello relativo alla Piave Vecchia. Sui Salsi da ricordare che la precedente amministrazione ha investito con fondi propri notevoli risorse messe a disposizione, proprio perché non volevamo perdere e non vogliamo perdere oggi quella opportunità importante che è dettata dal PAT come strumento urbanistico, ma soprattutto da un territorio che non è solo di collegamento attraverso la viabilità veloce, attraverso la costruzione del mare, attraverso l'ipotesi preventiva, ma oggi per fortuna non così delineata, della TAV, eccetera, ma un percorso che va valorizzato e va giustamente fatto vedere e visionare da quel turismo lento che oggi in modo quasi anche velato, perché non tutti li conosciamo, ma è di passaggio di diverse migliaia di turisti che appunto soprattutto dal nord Europa arrivano e conoscono molte volte, ahimè, ai noi, più di noi, alcuni scorci di un territorio che insomma vogliamo preservare. Con questo elemento credo di dare, diamo un segnale importante alla vitalità e alle risorse che questo territorio ha, anche in funzione di un futuro dove l'economia deve tener conto anche di questo tipo di risorse legate, come diceva prima il dottor Bergamo, alle culture, alle coltivazioni, al vino, a quello che è la struttura enogastronomica, e appunto che può intercettare e dare anche dei risultati
economici importanti per questo territorio, che troppo spesso paga dazio rispetto al litorale, che appunto venendo considerato solo territorio di attraversamento. Cogliamo questa occasione quindi con questi due interventi importanti per dar seguito all'indicazione che l'amministrazione sta portando avanti, ma che ha avuto il coinvolgimento importante e prezioso da parte, credo, di tutto il Consiglio Comunale, quando stiamo parlando di questioni che sono iniziate nell'amministrazione precedente, forse ancora prima, con, ancora prima della mia prima, mio primo mandato del 2007. Ringraziamo quindi il dottor Bergamo, che ovviamente è a disposizione per altre questioni tecniche. Dopodiché penso che molta parte del Consiglio Comunale sia a conoscenza di quello che stiamo parlando, per cui si tratta di un dato poi anche prettamente tecnico e di approvazione di un iter che si sta portando avanti e sta andando verso la sua conclusione. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Prego, consigliere Capiotto. Sì, solo due considerazioni rispetto a un progetto che intanto ringrazio il Presidente del Consiglio per la diciamo, possibilità di illustrare il provvedimento, che anche se nel merito non tratterebbe di illustrazione del progetto, ma tratterebbe di una variante urbanistica di fatto, anche se però nel deliberato c'è un punto che prevede comunque la promozione del progetto. Quindi comunque ringrazio il Presidente, ringrazio del dottor Bergamo dell'illustrazione del progetto e l'amministrazione per questa possibilità. Niente, faccio due considerazioni rispetto a quella che è non tanto nel provvedimento, che ovviamente sentiamo come dire favorevoli a questo tipo di iniziative, su un passaggio che ho visto è significativo sul percorso, diciamo, che il progetto ha, dove diciamo il percorso arriva a l'antire l'ex scuola Lazzaretto, l'ex scuola di Sassi. Torno un attimo a quello che è stato l'argomento anche della scorsa, anche se non è oggetto di provvedimento, di ripensare un attimo, e lo dico apertamente a questa amministrazione, di quel fabbricato che è ancora di proprietà comunale, anche se è stato deciso nel piano delle alienazioni, perché se Dio vuole che questo progetto vada realizzato, quel fabbricato, quella zona, quell'area potrebbe essere veramente fonte di elementi importanti, di valorizzazione importante, ed è in capo al comune, quindi potrebbe essere veramente un'opportunità che questo comune si sta in parte facendo perdere vendendo quell'immobile a chi poi deciderà di mettere nel piano delle relazioni, quindi all'asta, tra l'altro ad un prezzo che ribadiamo ormai di poco conto, perché è stato ridotto sia sul mio termine rispetto a quelli che erano le prime. Quindi invito questa amministrazione, lo faccio ancora una volta, ricollegandomi ad un argomento che, ripeto, anche se non è un ordine del giorno, di ripensare a quel provvedimento. Per il resto ho fatto una piccola considerazione sui costi dell'operazione, dico, anche se è una semplice costipamento, diciamo, di terra, c'è un costo che è quasi di 120.000 euro a chilometro, quindi non è proprio poco, diciamo, dal punto di vista. Sì, dico, 120.000 euro a chilometro non è proprio poco, ma è una considerazione, diciamo. Sì, non è proprio pochissimo, ed è in proporzione con l'altro, per cui avevo visto le due lunghezze, perché l'altro diceva parlare di 290.000 euro di costo, sono 2,5 km, arriviamo anche lì a 120.000 euro a chilometro. Considerazione più che altro tecnica, ma dico, non sto criticando, non sto dicendo, ha un costo non differente rispetto a quello che è una semplice sistemazione dell'accesso. Comunque, solamente posso puntualizzare una questione, non dico sui costi, tutto lì, non è che sto dicendo. Consiglieri, sta interrompendo. Quindi altro da dire non ne ho, cioè è un progetto di grande valenza ambientale, quindi da questo punto di vista, con fondi anche regionali, ci sentiamo sicuramente siamo favorevoli al progetto. Okay. Dare una risposta al sindaco? No, fa piacere che ogni volta ci sia l'argomento della scuola di Salsi
e voi sapete quante difficoltà abbiamo avuto in questi mesi, soprattutto con i provvedimenti che sono arrivati in Consiglio Comunale, anche legati però a quella che è la natura strutturale di quel plesso e la pericolosità che può anche rappresentare oggi rispetto appunto alla sua difficoltà strutturale. E le difficoltà ovviamente di mercato ci hanno indotto ad arrivare a termini che conoscete bene. Credo che illustrando la progettazione e vedendo questi contenuti, ma soprattutto queste opportunità che possono essere date, possa essere un incentivo a operatori o comunque a soluzioni importanti, perché poi noi dobbiamo sì riconoscere il valore ambientale, però possiamo anche dare delle opportunità economiche e finanziarie perché qualcuno attraverso questi strumenti possa rendere operativo, vitale al meglio un territorio e perché no, creando posti di lavoro, perché poi stiamo parlando anche di questo, e quindi dare delle altre risposte che non sono solo legate sempre meramente all'aspetto finanziario, se potevo prendere 1000 euro in più, 1000 euro in meno dalla perizia. Io vedo il lato positivo di una vendita. Io vedo in questo plesso la possibilità, anche attraverso questi strumenti, di valorizzare ancora di più un territorio, un ambiente, preservandolo ovviamente quelle caratteristiche che oggi ha i Salsi, ma creare, perché no, un'attività che può essere quella enogastronomica, di pernottamento, quindi di bed and breakfast, di funzioni che comunque prevedono un certo servizio a chi fruisce di quella viabilità. Per cui credo che dovremmo anzi vendere nel migliore dei modi questo nostro prodotto e questa nostra ricchezza per dare la possibilità che questo territorio cresca. Poi non me ne voglia il consigliere Biancon, ma io ogni volta lo aggiorno, visto che aveva quella brillante idea di costituire l'impresa di volontari per sistemare la scuola, e l'ultima volta mi ha detto che stava definendo il progetto, lo sollecito sempre a... Non vuole essere una battuta, perché sappiamo le difficoltà. Abbiamo parlato prima sulla scuola di Castaldia, sugli aspetti diciamo legati alla sicurezza, agli adempimenti, a tutte queste questioni. Non facciamo però pura demagogia, parliamo di cose che poi sono irrealizzabili. È una situazione delicata, stiamo parlando di un ente pubblico, non è un soggetto privato che deve intraprendere iniziative di questo genere, per cui ovviamente la situazione va presa nel modo più serio possibile. Detto questo, se ci sono soluzioni ovviamente diverse, noi siamo pronti a recepirle, ma credo che gli spazi di manovra, specialmente di questi tempi, siano veramente ristretti. Grazie. Presidente della seconda commissione, vuole dirci i risultati della commissione? La commissione erano presenti tutti i commissari e anche il dirigente dell'area tecnica, dottor Bergamo. Quindi dopo un'attenta analisi della documentazione, delle tavole progettuali e della proposta di delibera, anche grazie all'apporto del dottor Bergamo, si è passati per il primo punto all'ordine del giorno della commissione, ossia il nono di questo consiglio. Sono stati votati tre voti favorevoli del consigliere Persico, Piergone e Negro, e si sono astenuti i consiglieri Biancone e Capiotto. Per quanto riguarda questo... Possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Grazie consigliere Carpenedo della sua disponibilità. Grazie presidente. No, siamo veramente soddisfatti di vedere che questa idea, che parte da lontano, che noi abbiamo come amministrazione precedente attraverso il vice sindaco Sacerdotto, che è l'assessore urbanistica, abbiamo valorizzato, portato avanti, fatto in modo tale che giungessero nelle casse del comune ben 946.000 euro in quanto sono circa, ecco perché per una parte che compete al territorio di Musina, e quindi siamo veramente soddisfatti per questo, e ringrazio anche la nostra area tecnica, la persona del dottor Bergamo, che mi ha guidato un po' le linee per la realizzazione. Colgo un aspetto importante che anche accennato anche il sindaco, ma che in commissione ho detto. Ecco, il nostro territorio sta subendo profonde trasformazioni dal punto di vista economico. La nostra realtà, che era prettamente agricola, si sta in qualche modo evolvendo verso nuove potenzialità. Il territorio, dal punto di vista paesaggistico, offre delle buone possibilità per questo ambiente dei Salsi, è veramente suggestivo e può creare delle suggestioni alle persone che ci vengono a visitare, e quindi può incentivare anche le persone che prima coltivavano nei campi a rivedere una forma di economia che vada incontro appunto a questi nuovi sviluppi. Per cui sarebbe
credo sia opportuno che noi facciamo anche un'azione di inserimento nei programmi così di rendere pubblica questa cosa, ma anche nei programmi turistici appunto che si possono realizzare sia con l'entroterra, verso il nord, sia con il litorale, affinché questa area di passaggio diventi anche un'area dove ci si può fermare, ci si può anche così apprezzare il territorio e i prodotti che se ne realizzano. Bisogna riconoscere in effetti che l'agricoltura, in questo caso, ecco, non è più supportata dai grossi incentivi statali ed europei e che quindi chiede una riconversione e che questi strumenti possono fornirla. Noi come gruppo avevamo già fatto una proposta per quanto riguarda quel plesso di Lazzaretto. Ecco, io non voglio fare ironia sul fatto che sia la buona volontà da parte di persone che dico, piuttosto che vada in rovina, mettiamoci a lavorare. È vero che ci sono delle difficoltà dal punto di vista normativo e tecnico, eccetera, però accolgo la sfida, insomma, ecco, è una proposta, è una manifestazione di volontà di salvaguardare, come dicevo tempo addietro, in un consiglio comunale, una zona che il comune ha utilizzato per alfabetizzare i propri cittadini, ma adesso potrebbe essere utilizzata per ecco, anche così fare riflettere sul territorio, sulla cultura che ha questo territorio, sull'importanza che hanno questi due fiumi che si delimitano il territorio. Per cui annuncio voto favorevole. Grazie, consigliere Biancon. Rispondo velocemente alla battuta del sindaco riguardo al progetto. E sì, effettivamente io ho richiesto un accesso agli atti all'ufficio tecnico, alla quale non ho ancora avuto una risposta scritta. Non so se vi è pervenuta, se non vi è pervenuta, per cortesia segnalatemelo che la invio. Per quanto riguarda il progetto è interessante e votiamo favorevolmente. Grazie consigliere Capiotto. Dichiarazione di voto, scusi. Sì, dichiarazione di voto, solo era semplice l'intervento di prima. Come ho già ribadito, noi diamo voto favorevole alla proposta di delibera per l'approvazione sia del progetto che l'approvazione del vincolo urbanistico per il primato dell'esproprio. Consigliere De Monte. Sì, allora abbiamo detto che i fondi europei sono arrivati all'amministrazione grazie al lavoro dell'amministrazione precedente, auspicando anche che i lavori abbiano preso inizio, esprimiamo per il favore. Poniamo quindi in votazione la delibera, chi è favorevole per alzata di mano? Unanimità. Nessun astenuto, nessun contrario, tutti favorevoli. La delibera passa. Passiamo al decimo e ultimo punto all'ordine del giorno. Lavori di estensione dei percorsi ciclopedonali nell'ambito del parco fluviale, aree golenali del fiume Piave, tratto lungo la Piave Vecchia, approvazione del progetto definitivo redatto dal Consorzio BIM e contestuale adozione di variante PRGC per apposizione vincolo preordinato alle esproprie, sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27/2003, illustra il provvedimento sindaco. Beh, credo che abbiamo già detto tutto, nel senso che l'illustrazione del dottor Bergamo prevedeva, ha previsto anche questa soluzione che, come ho già detto, rispetto anche al BIM, i lavori importanti sono stati svolti sul nostro territorio, e quindi qua c'era ovviamente il consorzio che ha lavorato e il deliberato in sostanza approva il progetto definitivo che ci è stato trasmesso dal BIM stesso, posso chiarire, per l'estensione dei percorsi ciclopedonali nell'ambito del parco fluviale delle aree golenali di Fiume Piave e di dare atto appunto che nel deliberato l'approvazione costituisce appunto l'adozione di variante al vigente PRG e quindi si tratta in sostanza di un provvedimento simile al precedente, con questo tratto appunto importante che non abbiamo forse citato ma è anche legato alla costruzione del porticciolo, il cosiddetto taglio, che quindi costituisce anche il collegamento importante
dalla Piave Vecchia con l'imbarcazione di questo porticciolo e la costituzione di questa pista ciclabile, quindi una fruibilità più importante che valorizza tutta questa asta importante della Piave Vecchia sul nostro territorio. Grazie Presidente della Seconda Commissione, consigliere Pirovo. Anche in questo caso sono stati dati 3 voti favorevoli, consigliere Pirovo perso, consigliere Negro, e 2 voti di astensione, quelli del consigliere Biancone e consigliere Capiotto. Ci sono osservazioni? Prego, consigliere Capiotto. Sì, io ho una richiesta da fare. Io notavo il progetto, cioè la delibera, scusate, non so se la devo chiedere al dottor Bergamo o al segretario la precisazione. Il deliberato è nel merito lo stesso deliberato che noi abbiamo abbiamo avuto nella delibera precedente, cioè approvazione del progetto e approvazione, diciamo, del vincolo preordinato all'esproprio. La differenza che notavo nelle premesse del deliberato di questa delibera qui è relativo al fatto che il progetto precedente è stato approvato dalla Giunta e questo no. Volevo capire come mai questa differenza tra le due, per due provvedimenti. Questo perché prende la parola, dice... risponde il dottor Bergamo. Lo dice l'articolo 24, la legge regionale 27, cioè l'approvazione del progetto preliminare definitivo non conforme è possibile approvarlo in variante allo strumento paese generale. Dice la legge, quando questo non sia dell'ente di appartenenza, l'ente di approvazione del progetto compete a altro ente, questo altro ente, in questo caso il BIM, trasmette il progetto al comune, quindi il consiglio comunale, perché venga trovato il variante allo strumento urbanistico, semplicemente questo. Quindi mentre il progetto delle piste del percorso dei Sassi è un progetto intercomunale ma la cui competenza ricade nell'ambito del comune, quindi l'ha approvato la giunta comunale, quello del BIM è stato approvato il suo organo deliberante. Grazie dottor Bergamo. L'assessore Persico ha la parola. Sì, io mi riallaccio a questo punto all'ordine del giorno per dare alcune notizie in merito a quello che è l'intenzione dell'uso di queste piste ciclabili e di questi percorsi. Nell'ambito non dell'attività del BIM ma del PIA ci sono dei finanziamenti e ci sono delle iniziative che stanno per essere prese in questo momento per quanto riguarda la pubblicizzazione del territorio, per quanto riguarda la location, per quanto riguarda dei workshop con gli operatori locali in maniera tale da vedere di far squadra, e in tale senso è stata interessata l'associazione che sta gestendo per esempio la San Candido Linz. Questo perché? Perché sulla base della loro esperienza sono in grado di dare alcune indicazioni. Indicazioni in merito alla gestione del territorio che la provincia si è fatta carico di poter gestire, di poter promozionare e di portare avanti. Questi sono oggi ad oggi delle idee, ma delle idee che tengono conto di quelle che sono le realtà del territorio e che sono così finanziate nell'ambito del PIA nella misura 313 ambito 4 e 5. Grazie assessore. No, per il consigliere Carpenedo, questo era perché tutti ci eravamo aspettati che queste piste ciclabili trovassero delle valorizzazioni, sto dicendo che questo sta. Separate il microfono per cortesia, altrimenti poi il consigliere Carpenedo. Non capivo il riferimento al. Sì, sono le misure che hanno un numero all'interno del PIA, quella della individuazione, della pubblicizzazione e della possibilità di informazione, sono la 313, misura 4 e 5. Grazie assessore. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto?
un'osservazione da parte del consigliere Biancomoli. Non è chiaro di chi dopo dovrebbe essere la manutenzione delle piste ciclabili. Io ho fatto un piccolo sopralluogo, ho visto la pista ciclabile sotto il gap, diciamo così, risistemata dal BIM, e una parte degli interventi, una parte che dovrà essere sottoposta agli interventi. Onestamente, la parte quella non sottoposta agli interventi è presa molto meglio, perché i frontisti la stanno sistemando e tutelando. Se noi le espropriamo, poi i frontisti non si sentiranno sicuramente meno responsabili della zona da sistemare. Ripeto, la zona dove è intervenuto il BIM è decadente. Ok, grazie dell'osservazione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Solito volontario il consigliere capogruppo Carpenito, grazie. Voto a favore, nella sottolineo. La maggioranza. Consigliere Biancon. Contrari, perché non ho avuto risposta a riguardo della manutenzione. Anzi, se gentilmente mi inviate risposta scritta di chi fa la manutenzione. Faccio un'interrogazione, grazie. Assolutamente sì. E consigliere capogruppo Capiauto? Sì, noi siamo molto favorevole al grazie dal nostro. Anche il nostro capogruppo molto favorevole. Una parentesi, il dottor Bergamo è in grado di dare la risposta sulla manutenzione alla domanda che ha fatto il consigliere Biancon, così evitiamo di fare domande e risposte scritte di casa lei. Per quanto riguarda il percorso dei salsi, è un intervento quindi completo per la parte ovviamente del tratta comunale al comune di Musin di Piave, quindi la manutenzione della pista sarà a carico del comune di Musin di Piave. Mentre per quanto riguarda quello del BIM, è il BIM